Amici del Metropolitano, ci troviamo qui oggi con Alessandra Giulivo, la presidente della Camera Nazionale Giovani Fashion Designer, per parlare dell'International Fashion Week che a breve comincerà. Allora, Ale, siamo pronti per questa nuova edizione? Allora, sì, dopo il grande successo quindi della seconda edizione, siamo prontissimi con questa terza edizione dell'International Fashion Week, quindi Reggio si prepara ad accogliere nuovamente quindi l'alta moda. I riflettori quindi si accenderanno sulla nostra città dall'11 maggio fino al 14, con un pre-opening previsto per il 10 di maggio. E quindi saranno diversi fashion designer e gli stilisti che giungeranno quindi da ogni parte d'Italia, ai quali poi quindi si uniranno quelli del nostro territorio. Anche quest'anno quindi abbiamo voluto fortemente realizzare la Reggio Calabria perché, come tutti oramai sapete, il nostro è un progetto che parte dal sud e quindi il nostro intento è quello di rendere Reggio Calabria quindi la capitale dell'alta moda, soprattutto per le giovani generazioni. Un ringraziamento quindi da parte mia è doveroso per l'assessore quindi alle attività produttive e alle politiche giovanili del comune di Reggio Calabria, quindi Saverio Anghelone. Lo estendo a tutta l'amministrazione comunale perché hanno patrocinato quindi moralmente anche quest'anno il nostro evento e ci hanno dato quindi la possibilità di poter realizzare le sfilate nel salone foyer del Teatro Cilea. E quindi saranno 5 giornate all'insegna quindi della moda e dell'arte in tutte le sue sfaccettature. Avremo quindi shooting fotografici, avremo incontri degli stilisti con gli studenti dei licei, avremo presentazioni dei libri, eventi collaterali, ancora mostre e naturalmente, come ho detto prima, quindi le sfilate di moda, che si svolgeranno quindi il 12 e il 13 di maggio presso il Salone Foyer del Teatro Cilea, quindi avremo ancora una volta eccellenze internazionali del Made in Italy, fashion designer, new generation e accademie, quindi che si incontreranno, quindi ci sarà così incontro tra le realtà storiche della moda e le nuove generazioni. E poi consegneremo anche quest'anno quindi il Golden Muse Award a tutte le personalità quindi che si sono contraddistinte per alti meriti, ognuno nel proprio settore, quindi nell'arte, nell'imprenditoria, nella cultura e nella moda. Io non posso svelare altro, però essendo qui devo parlare della sinergia che si è creata ancora di più, quindi con la vostra testata giornalistica e quindi parlo dei due eventi, il pre-opening che si svolgerà il 10 di maggio presso lo showroom La Ruffa Luppino di Reggio Calabria con l'inaugurazione della mostra fotografica del fotografo Stefano Costantino. E poi quindi chiuderemo l'International Fashion Week il 14 di maggio con la presentazione del libro della scrittrice e attrice Claudia Conte, sempre presso lo showroom La Ruffa Luppino. Quindi questo grazie al Metropolitano, Fabrizio Pace e anche È te un Sonia. piacere. E quindi io vi aspetto. Bene. Aspetto te, aspetto tutti i nostri amici per la conferenza stampa che si svolgerà quindi il 3 maggio alle ore 10 presso la Pinacoteca di Reggio Calabria. Quindi snoccioleremo tutti i dettagli del ricco calendario di eventi. Bene, allora noi ti facciamo un grosso in bocca al lupo Crepi il lupo. e ci vediamo alla Fashion Week. Perfetto, grazie a tutti, ciao.